Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, buona domenica a tutte innanzitutto, di nuovo questo è il secondo video che sto registrando, stavolta sul divano, sì vabbè, aspettate un secondo. Allora, niente, dunque, questo è il secondo video che dicevo che stavo registrando sul divano e l'altro in cucina. Comunque, niente, come vi avevo promesso, come vi avevo promesso, dopo questo video, perché non ho visualizzazioni su YouTube, adesso un altro dove faccio il video prodotti finiti, quindi vi rimando agli altri video dove faccio video chiacchiericcio, video vlog, eccetera. E vabbè, se non arrivano, pazienza, che devo dire, le visual intendo dire, però niente. Allora, ragazze mie, dunque, ho tappato la TV, ovvero mi sono muta, se no non sente niente. Compri il prodotto, allora, ho la busta qua di prodotti finiti, eccoli qua, alcuni non sono finiti, ma sono da gettare perché sono andati a male, non so cos'è, ma hanno un brutto odore, quindi conviene buttarli. Il primo prodotto che comincio a farvi vedere è una busta di assorbenti, eccola qua, questa qua è Tena Lady, pare che sia, sì, normale per la notte, eccoli qua, vedete, che costano 3,20 euro, vedete, eccoli qua, 3,20 euro, sono buoni, mi piacciono, coprono bene quello che devono coprire, nel senso che non vi scandalizzate, ma coprono il giusto, tutto, prendono bene tutta la sfera intima, e quindi niente, come dire, sì, mi piacciono, aiutano bene e non sporcano nulla, perché nel senso che non sporcano quello che devono sporcare, e mi aiutano bene per durante la notte, quindi ci sto bene, sono comodi e seguono bene tutto il movimento della mutanda, via, cosa vi devo dire, la verità, questi qua sono ottimali, ve li consiglio se vi piacciono, se avete gli assorbenti quelli in stoffa ancora meglio, ma se no questi sono buonissimi lo stesso, l'ho preso in farmacia e sono ottimali ragazze. Poi, altro prodotto non per importanza, della Fiori Magnole, dell'Eurospin, igiene intima, anche questo io ho la sfera intima molto, parlo di sfera intima perché non so come dirla, comunque vabbè, molto delicata, e questa fa il caso mio, anzi le perdite sono anche diminuite, non so il perché, ma vabbè, dettagli, e questa mi sta aiutando molto per quanto riguarda la igiene personale intima, quindi top, mi piace molto, è anche molto delicata, top. Poi, cos'altro vi è? Altro detergente per lavarmi il corpo, ma anche le mani, eccetera, eccetera, se intende per dire piedi, mani, braccia, insomma per lavarmi tutto il corpo, insomma compreso il viso, ma il viso non lo uso mai per lavarmi, ci semmai uso gli altri detergenti che vi ho mostrato precedentemente. Questi sono un bagno schiuma della Vidal che è da 500 ml di prodotto e un paio di vie di 12 mesi e mi sta piacendo davvero tanto, top, profumazione ottima, veramente da paradiso, guardate. Poi Un altro prodotto per le ascelle, anzi, non per solo per il corpo, ma per le ascelle. Mi sta piacendo veramente tanto, l'ho finito e lo vorrei ricomprare perché quell'altro che ho preso della Omia a sapone e profumi non mi sta piacendo per niente affatto, bocciato, sa di aloe vera o di addirittura di come dire di non mi viene a parola adesso di eucalipto, che non mi fa impazzire ragazze, non mi piace per niente, quindi bocciatissimo. Questo invece è il migliore perché è della Dove, vedete che è della Dove, top, quindi profumazione adesso non sente più, però era ottimale. Poi un altro prodotto che ovviamente questo è da cestinare perché dell'acquolina, guardate come è diventato, no, non si vedrà mai una mazza, però è diventato e fa veramente pietà, non lo uso perché non si sa mai e voglio evitare ragazze che mi faccia male alle cosce, alle gambe, tutto, no, da buttare,
da gestionare fa veramente orrore, osceno. Sì, all'inizio mi piaceva, però adesso anche no, grazie, ragazzi, no, non è il caso. Poi due buste, due pacchettini di dischetti struccanti, cotoneve, mi sono piaciuti. Li ricompro? Sì, se ne trovo altri sì, ma per il momento quelli dell'Eurospin e voglio terminare quelli. Questi costavano, non lo so, sull'euro, boh, questi 3,20 euro presi in farmacia della Licia. Questi sono della Licia e questi sono della Cotoneve, top. Questi truccano il viso, vanno più che bene anche gli occhi, non solo. Sono... Questi cosa sono? Oltre a essere dischetti struccanti, sì. Boh, sembrano ovali, sì, normali, quelli sono normali. E questi sono quadrotti, tipo, sì, questi sono ovali, questi sono quadrotti, vedete? C'è scritto anche quadrotti. Poi. Ho finito, non per importanza, ultimi prodotti e poi vi lascio andare. Allora... Un dentifricio della Colgate, Colgate, come si dice, non lo so, Colgate, vedete, molto buono, piaciuto sia a me che a mia nonna, pulisce bene e stop. Poi, Sensitive Mentadent, vi ricordate che volevo prendere Sensodyne invece al posto di questi, non ho visto dove era lo scaffale, secondo o terzo, non ne ho idea, e ho preso al posto di quello, ho preso questo, ho sbagliato, tonta io, perché potevo prendere benissimo Sensodyne, e invece ho preso Sensitive Mentadent, sbagliato, acquisto sbagliato erroneamente, ma vabbè. Comunque, tagliato e finito, e ne ricomprerò un altro, ma non di questo, ma della Sensodyne stavolta, non mi frega, a me l'aveva visto stavolta. Poi, due prodotti della Burt's, boh, Better Burt's, non so come si dice comunque, questi due, c'è il cestino perché ragazze, non mi fido più a utilizzarli perché io sono allergica a questi prodotti. Anche se sono naturali, io sono allergica. Bisogna vedere i prodotti che si usano, che sono naturali, se fanno bene o meno. A me questi qua, bocciaterrimi, non mi piacciono. L'ho provato a utilizzare una volta, ma anche no, perché ragazze erano troppo pe pastosi, pesanti e mi irritavano le zone dei piedi e non solo anche le mani. Quindi questo le mani, questi i piedi no. Freccetta su, bocciaterrimi, bocciatissimi. Poi. Nella BioPoint ho preso in edicola anche questo, un latte corpo solare, un latte solare corpo, scusate il gioco di parole. Questo anche no, perché raga, ha un profumo che è veramente vomitatevole. All'inizio era da Dio, adesso, da quando non l'ho più utilizzato, ciao, ne proprio ragazze, no, no, raga. Non fa proprio perché è veramente non si può usare, è inusabile, non mi piace, poi la texture non è più come quella che avevo comprato prima, quindi niente da fare, ragazze, proprio al vomito, ragazze, scusate un po', ma c'è una farfalla qua, qualcosa di, vabbè. Non so, comunque niente. Vi dicevo, questo prodotto bocciato perché no, bocciato no, promosso, ma per l'amor di Dio, non comprate quando poi non sapete se utilizzate o meno. Io questo qua l'ho comprato per sbaglio, volevo comprare un'altra cosa, invece, vabbè, ciampetere. No, vabbè, volevo dire anche che questo qua era buono, poi però l'ho lasciato andare e ciao ne proprio. Vabbè. Sarà promosso, ma che promuovi una cosa che non ti è più piaciuta, quindi non ne vale la pena. Basta, non la compri più. Comprerò altre cose, mascara, queste cose qui in edicola, ma neanche. Preferisco andare in profumeria a comprare queste cose così. E niente, non questo, anche in mascara. Bene, ragazzi, allora, questo l'abbiamo comprato sulle 2-3 euro, qualcosa di più. Boh. Allora, busta finita e noi ci si becca un prossimo video. Ciao, ragazzi, a presto, un bacio. Zombie apocalypse.